Ciao amici di YouTube e benvenuti a questo nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere insieme come poter riparare il telecomando di una Fiat, in questione una Fiat Panda. In poche parole, il pulsante di apertura e chiusura funzionano, quello lì invece del baule non va. Quindi cosa faremo? Andremo a togliere questa gommina sopra, è semplicemente ad incastro, basta prendere un cacciavite piatto, la togliamo e vediamo che problemi ha il pulsante. Mettiamoci subito all'opera. Prendiamo dei cacciavite piatti, il più fine possibile, tipo questo, e cerchiamo di togliere questa gommina. Ecco fatto. Questo è il pulsante che non funziona. Proviamo a premerlo e vediamo se si accende la spia. Perfetto. Non so se ci avete fatto caso, la macchina qui di fronte si è sentita anche aprire il baule. Adesso lo chiudo e riproviamo. Riproviamo. Un attimo di silenzio per tutti, sentite? Perfetto, quindi il problema sta in questa gommina, si è consumata e va cambiata. Quindi ora vediamo se riusciamo a trovare questi tre gommini nuovi e andiamo a sostituirli. Intanto vediamo se si può risolvere in qualche modo. Diamo una spruzzata per i contatti al gommino e anche al pulsante per dare una pulita. Rimontiamo il tutto e vediamo se tante volte funziona meglio oppure no. Prendiamo il nostro mitico pulitore per i contatti. Vi lascio in descrizione questo spray, chi mi segue sa già che spray è perché lo metto spesso nella descrizione. Diamo una spruzzata anche al gommino, giusto per pulirlo ed ammorbidirlo. E vediamo, rimontando il tutto, se va meglio. Questo semplicemente l'appoggiamo e lo incastriamo. Così. Tac. Chiudiamo la macchina. Proviamo a vedere. Eh no, questa è proprio la gommina che si è rotta. Non va. Bisogna premere parecchio a fondo. Ma non va, non ce la fa proprio. No, vabbè, andremo a sostituire questi tre gommini. Ed ecco qua, oggi è arrivato il ricambio, è stato acquistato su eBay a circa 5 euro. Adesso andremo a sostituire i tre gommini del telecomando e speriamo che funzioni il tutto. Quindi prendiamo il telecomando, cacciavite piatto e iniziamo a togliere i tre gommini. Uno. E due. Prendiamo gommini nuovi. Apro una piccola parentesi, ma una cosa molto fondamentale. Quando acquistate i pulsanti del telecomando, ci sono due misure per quanto riguarda il pulsante dell'apertura del baule. Se non ricordo male, c'è il pulsante con l'altezza di 14,25 e il pulsante più corto con l'altezza di 13 mm. Quindi state attenti quando le acquistate, prendete bene la misura dei vostri pulsanti originali. Sono semplicemente ad incastro, l'appoggiamo. E facciamo la prova. L'apertura, la spia si accende, chiusura e l'apertura del baule. Perfetto. Avendo il pulsante dell'apertura del baule, largheggia un po', fa un po' di gioco, andremo a mettere un po' di colla. Vedete? Non fa l'incastro. È semplicemente appoggiato. Prendiamo un po' di colla, tipo questa qui della Patex. Basta proprio un filino e l'andiamo a mettere qui sul pulsante di gomma. Ecco fatta messa la colla, riappoggiamo il pulsante. Schiacciamo, la luce funziona. In questo modo, una volta seccata la colla, il pulsante non lo perderemo. Quando andremo a fare così il pulsante non cascherà. Quindi lo lasciamo seccare e il lavoro è finito. Perfetto.
Cliccate su iscriviti e poi clicchiamo sulla campanellina accanto, tutte, e in questo modo andrete ad attivare le notifiche del mio canale, ovvero tutte le volte che io andrò a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica.